Eccoci finalmente arrivati alla prova sul campo della Allpower S700. Infatti per questo weekend alimenterò la roulotte con questa Power Station, così vediamo che cosa succede, se riesco a fare tutto il weekend, se ci saranno problemi oppure no. Per questo weekend siamo fortunati perché c'è un bel sole, quindi per adesso non mi sono attaccato alla Power Station perché non ci serve. Infatti adesso prendiamo la macchina o l'autobus e andiamo in centro, quindi non ci sarà nessuno in roulotte, visto che ho dei display che comunque qualcosa consumano, preferisco non attaccare niente, così non consumiamo proprio niente, la risparmiamo per più tardi. Il frigo naturalmente girerò a gas perché non ha senso farlo andare con la Power Station, perché durerebbe poco e niente. Riscaldamento adesso vedo se lo accendo oppure no, perché comunque il sole picchia e dentro si scalda subito. Se dovessi accenderlo, comunque non farò andare la ventola della canalizzazione, ma al massimo lo accendo al minimo in modo che rimane un po' tutto o caldo. Diciamo che la prova vera e propria ci sarà stasera in tardo pomeriggio, quando rientreremo, quindi ci sarà non ci sarà più il sole, quindi accenderemo tutte le luci, accenderemo il riscaldamento e caricheremo i cellulari, tablet e vari, insomma vediamo se riuscirò ad arrivare alla mattina. Siamo rientrati, sono le 17 circa, iniziamo la prova con la Power Station, iniziamo ad alimentare la roulotte. Eccola qua, l'ho preparata, adesso l'accendo, poi la metto sotto la roulotte e poi vediamo dallo smartphone i consumi. Accendiamo anche il wifi acceso, così poi vediamo i consumi e diamo la corrente, è a 220 adesso, tutto spento. Ah no, c'è qualcosa di acceso. Andiamo in roulotte e vediamo un po' i consumi. Ricapitolando, frigo a gas, adesso stanno andando le luci, la ventola della stufa truma, abbiamo utilizzato anche la pompa, quindi tutto sta funzionando. Adesso vediamo quello che sta consumando, poi facciamo un aggiornamento verso l'ora di cena, quando poi avrò messo anche il cellulare sotto carica e il tablet di Irene. Attualmente stiamo consumando 27 watt, la Power Station è al 100% e abbiamo un'autonomia di 13 ore. Vediamo tra un po' se si abbassa l'autonomia. Nuovo aggiornamento, sono le 21, sono passate 4 ore. Nel frattempo ho caricato il mio cellulare, stiamo caricando il cellulare della Melissa, abbiamo utilizzato la pompa più volte, abbiamo sciacquato le pentole, abbiamo acceso un'altra luce che abbiamo cucinato. Tra l'altro ho visto che la pompa dell'acqua consuma circa 50 watt. Adesso vediamo come siamo messi con la Power Station, l'autonomia. Dunque l'applicazione della Power Station mi dice che siamo all'84%, abbiamo ancora 8 ore 17 di autonomia, stiamo consumando 38 watt, praticamente sono le luci. Ultimo aggiornamento per oggi, sono già in pigiama, sono le 11 di sera. Durante la notte rimarrà attiva la ventola della canalizzazione e la luce notte per Irene. Adesso c'è la luce accesa e un cellulare sotto carica. Vediamo quanta autonomia ci rimane e poi vediamo domani mattina cosa abbiamo ancora di autonomia e facciamo due o tre considerazioni. Vediamo cosa ci rimane. Attualmente stiamo consumando 28 watt, siamo al 68%, ci dice ancora 8 ore, quindi non dovremo avere problemi. Vediamo domani mattina. Eccoci qua, sono le 10 del mattino, ultimo aggiornamento. Vediamo che cosa ci dice l'applicazione. Siamo al 16%, abbiamo ancora 4 ore di autonomia perché stiamo consumando 13 watt, praticamente sta andando solo la ventola della canalizzazione della stufa truma. Dunque arriviamo alla conclusione, Power Station direi buona, nessun problema. L'unica cosa, l'applicazione, non so perché stamattina non andava, non riuscivo più a connettermi, ero entrato col mio account, non mi riconosceva più, quindi cosa ho fatto? Ho disinstallato l'app, l'ho reinstallata e poi mi ha trovato la Power Station. Quindi direi tutto a posto, ieri è andata bene, nessun problema, stamattina no, stamattina non andava. Comunque devo dire che l'applicazione è comodissima per sapere quanta autonomia abbiamo. La Power Station l'ho messa sotto alla roulotte, quindi nelle peggiori delle ipotesi cosa facevo? Aprivo la porta, guardavo sotto, schiacciavo e vedevo l'autonomia, quello che ho fatto stamattina quando non riusciva a connettersi.
Allora, oggi dovremmo lasciare, in teoria bisognerebbe lasciare la piazzola a mezzogiorno, quindi con l'autonomia non ci sono problemi, riesco a coprire questa mezza giornata. In realtà noi andremo via alle 18 perché la Melissa ha un corso, però insomma non è un problema, se la luce naturale c'è, riusciamo tranquillamente a finire il weekend. Invece no, alle 11:15 la power station si è completamente scaricata e non dava più corrente alla roulotte. Naturalmente bisogna stare un po' attenti, cercare di non tenere troppe luci accese. Noi comunque l'abbiamo vissuta abbastanza tranquillamente, nel senso che abbiamo caricato i cellulari più volte, la pompa dell'acqua per il WC, lavarci i denti, la faccia, abbiamo sciacquato le pentole, abbiamo acceso un po' di luci quando abbiamo cucinato, comunque insomma l'abbiamo utilizzata come facciamo spesso nei weekend. E quindi direi che sicuramente per una notte, quindi se ci serve per avere l'autonomia quando ci fermiamo a dormire fuori per spezzare il viaggio, direi che non ci sono problemi. Per fare un weekend sì e no, nel senso che bisogna stare attenti, bisogna inevitabilmente attuare dei compromessi. C'è da dire che con il sole si potrebbe aiutare la power station a ricaricare quei pannelli solari. Sabato c'era un bel sole, però noi non c'eravamo, quindi era inutile attaccarla perché non avevamo né consumo, la power station era al massimo. Ecco, se oggi che è domenica ci fosse il sole, si potrebbe sfruttare i pannelli così da dare una carica alla power station e così da aumentare l'autonomia. Però direi che nel complesso la S700, 700 watt, 607 watt ora, per un weekend, stando attenti, ce la si può fare. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!